Uno Meghan Markle arra e litiga con la regina per lei. Harry e la regina sono ai ferri corti tutto a causa della decisione della sovrana riguardo Meghan Markle. Harry e la regina Elisabetta II sono ai ferri corti e la colpa a quanto pare è di Meghan Markle. Qualche giorno fa infatti Buckingham Palace aveva annunciato la decisione di vietare alcuni gioielli della corona alla duchessa di Sussex. Il motivo secondo le fonti di palazzo sarebbe quello di rimarcare le differenze di rango fra i membri della famiglia reale ma anche quello di punire in qualche modo Meghan. Da quando è entrata a far parte della Royal Family infatti l'ex star di Suits ha fatto più volte infuriare la sovrana e negli ultimi mesi la situazione è peggiorata sempre di più. Prima gli strappi al protocollo poi il Baba e i suoi da migliaia di dollari. Infine la decisione di trasferirsi lontano spendendo una fortuna e di aprire un profilo Instagram privato. Il comportamento di Meghan avrebbe spinto Elisabetta a prendere una decisione drastica vietandole di indossare alcuni preziosi gioielli appartenuti alla Dei Diana. Un vero e proprio affronto per Harry che come hanno svelato più volte i suoi collaboratori farebbe di tutto per rendere felice Meghan a occhi solo per lei. Secondo quanto riportato dal Sun Harry sarebbe stato protagonista di una sfuriata nei confronti dell'amata nonna. I due avrebbero litigato e ora non si parlerebbero più. Alcune fonti hanno svelato che la sovrana avrebbe persino tolto il saluto al nipote furiosa per il suo comportamento e per la volontà di difendere a tutti i costi Meghan. E a discrezione della regina e dei suoi fidati consiglieri quali pezzi della collezione reale vadano prestati. E a chi ha spiegato un dipendente di Buckingham Palace commentando l'accaduto. Alcuni aspetti dei comportamenti di Meghan incluso il suo matrimonio reale ha provocato irritazione a palazzo. Molto francamente la regina stessa è indispettita da alcune delle richieste di Meghan specialmente come ultima arrivata in famiglia. Il pensiero della regina però non sarebbe condiviso da Harry che da sempre ha un motto quello che Meghan vuole Meghan ottiene. Questa volta però The Queen non sarebbe disposta a cedere. La nascita del Royal Baba e che si avvicina sempre di più riuscirà a riportare la pace in famiglia? 2. La vita di Harry e Meghan Markle diventa un film. Le prime immagini di Becoming Royal. Il primo anno di matrimonio della coppia reale sarà raccontato nel film Harry e Meghan Becoming Royal in onda a maggio sul canale americano Lifetime TV. Ecco il trailer della produzione sequel di A Royal Romance con i due protagonisti somigliantissimi Tiffany Marie Smith e Carly Fields. La storia d'amore tra Harry d'Inghilterra e Meghan Markle diventa ancora un film. La rete americana Lifetime TV ha rilasciato il trailer di Harry e Meghan Becoming Royal. TV Movie che sarà trasmesso lunedì 27 maggio negli USA è un giorno festivo il Memorial Day. La produzione si concentrerà sul primo anno di matrimonio della coppia reale chiacchieratissima sui giornali di gossip. L'incontro tra il principe e l'attrice statunitense e il loro innamoramento era stato invece raccontato in A Royal Romance del 2018 di cui questo film è un sequel. Chi sono gli attori che interpretano Harry e Meghan?
Anche se il TV Movie è in continuità con il predecessore, cambiano gli attori chiamati a interpretare i due protagonisti. La erano Parisa Finlay e Burgess Abernethy, cui troviamo invece Tiffany Marie Smith e Carly Fjeld straordinariamente somiglianti. Lei in particolare è uguale come una goccia d'acqua alla collega Markle, che ormai ha abbandonato l'attività recitativa per fare la principessa. Tiffany Marie Smith è apparsa in note serie TV come Supernatural e Janet e Virgin. E ha un piccolissimo ruolo anche nel film premiato con l'Oscar Vice L'Uomo nell'Ombra. Carly Fjeld ha fatto invece capolino nelle serie Genius e Poldark. Il resto del cast comprende Carles Saugnes e Principe Carlo. Laura Mitchell, Kate Middleton, Deborah Ramsay, Camilla Jordan, Alan William. Meghan Markle prossima al parto. Il film TV uscirà poco dopo la nascita del primo figlio di Harry e Meghan. La coppia ha fatto recentemente parlare non solo per la gravidanza. Ma per i presunti rapporti non proprio ottimali tra lei e la cognata Kate Middleton e per il carattere non facile della Markle. Si tratta di semplici indiscrezioni mai confermate dalla monarchia inglese, ma è un dato di fatto che le due coppie hanno scelto di separarsi. Vivendo in palazzi diversi Meghan e Harry a Buckingham Palace. William e Kate a Kensington Palace, e delegando la comunicazione e la gestione delle proprie attività a due team ben distinti. Così la Markle e il secondogenito di Carlo e Diana hanno scelto di aprire una pagina Instagram dedicata solo a loro su Six Royal. Treffetto Meghan Markle, tutte vogliono le ballerine indossate 2 anni fa dalla principessa. Meghan Markle è ormai diventata una vera e propria icona di stile e sono moltissime quelle che farebbero di tutto pur di imitarla. Ricordate il look che aveva sfoggiato per la prima apparizione pubblica al fianco di Harry? Le ballerine che aveva indossato andate in sold out 2 anni fa sono nuovamente in vendita. Meghan Markle non è solo l'ex attrice americana diventata principessa dopo aver sposato Harry d'Inghilterra, viene ormai considerata anche un'indiscussa icona di stile e di bellezza. Fin da quando ha cominciato a uscire pubblicamente con l'erede al trono britannico, i media hanno puntato tutti i riflettori su di lei e sui look sfoggiati, dando vita a un vero e proprio effetto Meghan. Sono moltissime infatti le fashion addicted che, sognando di vivere una favola moderna come la sua, hanno provato a imitarla. Chi non ricorda la prima apparizione ufficiale al fianco del principe nel 2017 agli Invictus Games di Toronto? Portava dai jeans skinny strappati una camicetta e un paio di ballerine andate subito in sold out. Oggi quelle scarpe sono state rilanciate sul mercato e di sicuro saranno ancora una volta super richieste. Le ballerine che Meghan ha indossato per la prima apparizione pubblica con Harry. Ricordate la prima apparizione pubblica di Meghan Markle al fianco del principe Harry? Era il 2017 e i due avevano dimostrato di essere più innamorati che mai, scambiandosi effusioni e tenerezze agli Invictus Games di Toronto. Per l'occasione la principessa aveva indossato una camicetta bianca. Ed
dei Jean Skin ai strappati firmati Moter diventati i più richiesti di tutti i tempi. E delle ballerine color tabacco con un fiocco sulla parte anteriore di Sarah Flint che in poche ore avevano registrato il sold out. Oggi però a circa 2 anni di distanza il brand le ha rimesse in vendita. Così da soddisfare le richieste di tutte quelle che vogliono ancora imitare la principessa. Quanto costano? 30.793 euro, ma sono disponibili anche in altri colori a prezzi differenti. La lista d'attesa che si era venuta a creare contava ben 25.000 persone, dunque probabilmente le ambite ballerine verranno di nuovo esaurite in poche ore, ma in compenso saranno moltissime quelle che potranno vantare un look ispirato alla Markle, insomma così come è capitato con Kate Middleton. Anche con la moglie di Harry si è creato un vero e proprio effetto Meghan. A dimostrazione del fatto che è diventata una trendsetter globale nonostante il suo animo rivoluzionario.